Allora, poi Claudio, adesso voglio... vedete Marco e Valeria con telecamere e immagini fotografiche, che però di loro sono specializzati in estorsioni e ricatti con materiale audio video, per cui ecco, fate attenzione a ogni a nostra... Cazzo, ma cazzo, la mia telecamera! Sì, fate attenzione a tutto quello che fate, perché sennò poi vi vedete recapitare una busta a casa anonima in cui non vengono richiesti pagamenti e prestazioni varie. Vano, all'ultima gara del trialario. Spostati, spostati. Sei fuori campo, devo fare la foto e filmare lì. Un signore ha tagliato Laura. Pare che alla gara precedente ho filmato anche lui. Vai, vai. Si vanno bravilla sempre per moto trial, il migliore numero uno d'Italia. Anche oggi, mi raccomando, fotografie belle, non mosse. Buongiorno. Ad Aranzani. Questa è la prima minata di sfiga della giornata. Io lo so perché porto sfiga con l'uomo qua. Tu quando ci sono le videocamere, mentre quando non ci sono le migliori. Sì, sì, è vero. È vero che qua a zero quando non ci siamo noi. Allora, quando mi hai peccato la volta scorsa arrivavo da Trezzani a fine a zero. Sono entrato nella tua ombra e 5. Quanto sfida io. Vale, vale a una che lui va. Chiudo poi c'è Conte Giocchi. Conte Giocchi, finalmente a trialario. È mancato per un po' di gara. Giocchi, si raccomanda a tutti i tifosi di procedere moderatamente, soprattutto nelle strade piccole qui nel centro, dove ci sono un sacco di passanti, va bene? Mi raccomando, andiamo piano, c'è gente per stare. Grazie. In mano. Presidente, aspetta, riprendo il presidente. Giriamo che ci divertiamo. Ascolta la camera, me fai qualcosa, cazzo, sei qua per lavorare. Allora, facciamo questa. Si nasconde. Mi ha fatto censurare il video e si nasconde. No, io. Presidente, ma mi fa qualcosa. La riporto. Ci sono dei filmati su internet che accusano di fare filmini porno con una mascherina. Chi sono purtroppo che fanno queste accuse false e tendenziose? Lo so, ma difenditi, no, di qualcosa. Niente, non nego tutto. Negare primo. Pure assomigliava a te. Ma credo che la prestazione sia di tutto rispetto. Ma io non vedo la Valletta. No, la Valletta dopo questi filmati. Grazie. Dillo che vi trovate domani sera, dillo pure. No, era stasera. Ah, questa sera. Non sai niente. Quindi com'è che hai pagato soci in natura? Com'è la storia? La natura, tu vuoi vivere. No, una. Due, dai, ridi adesso, ridi adesso, dai. Ridi adesso. Lo sai che ora è? Che ora è? E allora rimetto la testa a posto. Facciamo una cosa a quattro.
Vabbè. Qua sta diventando un po' stribolo questa tenda gialla, sta diventando un po' stribolo. Presidente, a lei che piacciono queste cose? A lei che piacciono i filmati e la nostra schierina d'ordinanza. Il presidente ha il filmato più cliccato su YouPorn, voi non lo sapete. Sì, perché poi l'abbiamo tolto da YouTube. Ma guarda che con le royalty, ormai mi sono comprato... Mi sono comprato una casa in montagna. In che zona, scusa? In che zona, non mi ricordo, in che zona l'ho comprata? Altavalle Camonica. E dove gira i filmini? Perché lui è il mio procuratore, lui è... Esatto. Lui è quello che mi fa vedere come si fanno le scene in realtà. Mi fa vedere, devi fare così, poi io dico... È il preparatore, è lui il preparatore. Sì, preparatore, lui è... Sembra una ottimo allievo, Bravo. Si applica. In realtà mi sembra di essere pessimo, in confronto a quello che vedo fare. Basta un casino. Il nostro Alessio. Alessio, segretario del trialario. Ascolta. Ciao mamma, ciao mamma. Ciao Baldi! Dimmi. Bene, bene, finché non la mi propongo un'uscita con noi. Un'altra uscita con tutte queste bestie, è sicuramente bene. Fortunatamente sono stato scarico, non ne ho presentate tutte, quelle poche. No, devi guardare la telecamera, Ale. Quelle poche le abbiamo bruciate tutte, eh. Ma ce n'è una importante, il 15, mi sbaglio? Ma è tutta colpa del presidente. E infatti, no, credo di portarne una in alternativa all'altra. Ah, no. Quella. No, no, va male, va male. Il 15 novembre la vogliamo, insisti, Valeria. Alla cena, certo. Ah, va bene, così Esatto, esatto. Luigi, ma non riusciamo a procurarci il numero di legna, così mandiamo il messaggio. Ottimo. Il messaggio che bisogna riguardare il filmato su YouTube. No, ma è già sulla buona strada. Hai visto il video del presidente? Non ancora, però. Te lo farò. Devi entrare su YouTube, entra nel mio canale. Poi ti do l'autorizzazione a vedere il video nascosto del presidente con la mascherina. Ecco. Dove l'hai messa la mascherina? Presto. Dove l'hai messa la mascherina? Ce l'ho sempre. No. È sempre pronta. Bene, bene. Grazie Alessio. Ciao a voi. Sono molto gentile. Peccato Valeria che non ci sia la cena quest'anno. Mi piace. Mi piace proprio. Peccato, ha detto che non c'è. Sì, ma nel senso che sarei proprio già morta, mi hanno detto. Sei volta? Se mi trovano morta, cioè sì. Questo filmato sarà... Sono stato io se la trovate morta. Cosa che saranno tutti contenti. Luigi, hai già truccato i biglietti per l'estrazione delle gomme? Sì, allora io ho pensato a quelli di manubri. Quelli di manubri li abbiamo truccati settimana scorsa e sono rimasti soltanto quelli lì delle gomme. Secondo me l'anno prossimo al trialario non ci sarà più nessuno dopo queste dichiarazioni. Non preoccuparti che sono contenti, sono tutti quasi ingabolati con noi. Comunque per la cena comincia a farsi dare una caparra. Poi paga mangio il drone. Tutto al più vendiamo il palazzo, non lo so, del trial. Io sono già pronto a scappare con la cassa anche oggi. Sì. Poi dopo torno. Sì. Ho finito i soldi e faccio un'altra gara del trialario. Tra l'altro devo. Sei in onda. Pietro De Angelis, il vicepresidente del team Mille Piedi. Grazie. Così mi potete. Com'è la gara oggi? Hai già visto le zone? Sì, sì, ho. Partecipato vale. Al tracciamento. Vicino, se no non ci sto. Pensi di vincere oggi? Sicuramente no. Sicuramente no. No. Quest'anno ho deciso di essere più altruista. Lasci vincere gli altri, hai vinto già troppo. Ho deciso che non batto nessuno di quelli più bravi di me. Bravo, modesto. L'anno scorso, siccome è capitato che sono arrivato davanti a persone più brave di me, ci sono rimaste male. No, ci sono rimasto male perché era ingiusto. E allora quest'anno arrivo alla mia posizione, quindi gioco per il penultimo posto. Saluto. Saluta chi c'è a casa. Saluto tutti quelli che sono a casa. Lucilla, il figlio.